bisogna notare una cosa molto importante, che però in tutti i governi sempre di più manca un elemento, che era quello che si parlava tanto, no? La spesa, ridurre la spesa, la spending review. Oggi viene fuori in un pezzo di Federico Fubini che la spesa dello Stato in 2 anni è salita del 5%, 48 esatto. miliardi in più, e che è sparito quel signore, tanto denigrato, sì. che era commissario alla spending review. Se ne parla più. Missing. Questo cosa vuol dire? Perché questo vuol dire che devi trovare altri soldi, no? Cioè, c'è poco da fare. Perché poi non è. Questi dati che sono stati diffusi ieri dicono che cresce la spesa corrente, non è che cresce la spesa per investimenti, no? Cresce la spesa corrente, cioè quella che serve a far funzionare. Altro che investimenti green e piano green. Però io volevo. Adesso, sentendo tutti questi discorsi, voglio tornare un attimo alle tasse. Ma io non ho mica capito perché. Io che sono lavoratore dipendente devo pagare il doppio di uno che c'ha la partita IVA. Perché io devo pagare un IRPEF doppia rispetto a... Lo devi dire a Garavaglia, però. No, io però lo chiedo a lui perché... Magari loro hanno anche un rischio di impresa. Ma no, ho capito, ma che? Cioè, le tutele valgono il doppio? Perché paghi il doppio, eh? Anche se voi non per tutti i titolari di partita IVA, esclusivamente coloro i quali avevano un sì, ma uno che guadagna meno di 65 mila euro... Paga comunque il lavoratore dipendente, paga il doppio di uno che ha la flat tax. Ma allora, c'è tra rispondere Garavaglia su questo io, perché la misura che hanno voluto loro, ti impone la applica. Che poi gli effetti si vedranno l'anno prossimo, gli effetti della flat tax non si vedranno quest'anno, l'anno prossimo. Non si intesti la flat tax. È una domanda, ma perché prima parlava, siccome nel servizio qualcuno ha fatto i conti. È la roba più semplice del mondo. Se io seguissi il ragionamento di Rizzi, Rizzi, amico suo, no. Rizzo, amico mio. Se seguissi il ragionamento di Rizzo, mi sarei aspettato quest'anno centinaia di dipendenti che si licenziano e aprono partita IVA. Perché non l'ha fatto nessuno? Perché la partita IVA non ha ferie, non ha malattia, non ha sabato, domenica, lavora tutto l'anno e rischia del suo. Questa cosa ha un costo molto forte. Questo è un dato oggettivo. Cioè l'insicurezza perché del lavoro, dice Garavaglia, perché in qualche modo la bilanci con una tassa inferiore. Perché ha funzionato il regime dei minimi? Non è tanto il più 4% di partite IVA, ma quante ne sarebbero chiuse? Centinaia di migliaia, perché il total tax rate è lì che voglio arrivare. I piccoli non pagano il 15, pagano l'IMU sul capannone, che noi adesso abbiamo ridotto, pagano i contributi in proprio, pagano le tasse locali e i comuni martellano artigiani, commercianti, eccetera. Il totale è il 60%, quindi quello è quanto paga una partita IVA. Questo ha aiutato a ridurre il total tax rate. Ma perché è sbigottita la che rotta, è sceso di 2,4 punti dal 61 al 2,4 in meno grazie a questa misura, grazie alla deducibilità dell'IMU dei capannoni, grazie allo 30% di sconto INAIL. Queste cose aiutano le imprese. È un peccato che non ci sia l'estensione a 100.000, perché il rischio è che ci sarà uno schiacciamento. Se uno arriva a fatturare 64, da lì in poi a settembre se ne sta a casa. Non è che fa nero, perché oggi con la fatturazione elettronica il nero è praticamente impossibile. Ma lavori meno. A casa, e vuol dire perdere PIL. È stupido non estendere a 100.000. È proprio un errore. Perdi PIL, ma perdi gettito pure, quindi... Sì, ma non è poi incentivante, non c'è merito, perché tu sai che se vai sopra 65.000 euro, come uno Stato che ti punisce. Se vai sopra 100.000 guadagni uguale, di più e ti punisco. No, questo è un messaggio devastante. Perché l'IRES l'abbiamo ridotta al 20% nel 23. Come vedete, oggi, quando si toccano tasse e soldi, hanno tutti moltissimo da dire.